Quando il profumo dei fiori riempie l'aria, esplode la voglia di rinfrescare il guardaroba. Scopri la nuova collezione da Unigross, biancheria intima, pigiami e tessili per la casa. Il negozio è online su shop.unigross.it. Ti aspettiamo dal 26 aprile in via San Paolino 47, Lucca. I lucchesi lo ricordano così, in un'iconica fotografia scattata alla finestra della stanza numero 15 dell'Hotel Universo. Lucca è pronta a riabbracciare Chet Baker, uno dei più grandi trombettisti della storia, con un evento a lui dedicato dal titolo We Remember Chet. C'è ancora chi ricorda quando sulle mura si sentiva provenire dal carcere di San Giorgio una dolce musica di tromba. Erano i primi anni 60 e le note che i lucchesi ascoltavano erano quelle di Chet Baker. Ricorrendo il 95esimo dalla nascita di Chet Baker, e il Teatro del Gila è sensibile a queste ricorrenze degli artisti che hanno frequentato Lucca, che sono nati a Lucca, quindi abbiamo deciso di dedicare una giornata intera a questo artista internazionale molto importante, che fra l'altro ha passato almeno un paio di anni nella nostra città negli anni 60. E il concerto è di altissimo livello, ritorna a Lucca Giovanni Tommaso insieme a Enrico Rava, Rita Marcutulli e Roberto Gatto. Non solo un concerto, anche due mostre con materiale fotografico fornito dal Circolo del Jazz di Lucca e una tavola rotonda per esplorare la figura di Chet Baker sia nelle drammatiche vicende personali sia nel suo contributo alla storia del jazz. L'incontro tra Lucca e Chet Baker è stato significativo per la storia della musica, naturalmente per la storia della musica della nostra città e anche per quella trasformazione di Lucca a diventare, come la vediamo oggi, una città di livello internazionale, pronta ad accogliere artisti e musicisti provenienti da tutto il mondo, pronta ad avere davvero un ruolo importante per la storia della musica di qualsiasi genere. L'evento sta raggiungendo il tutto esaurito e dei 700 biglietti a disposizione ne rimangono soltanto un centinaio.